Il premio ERC Starting Grants è sinonimo del più importante bando europeo riservato ai giovani ricercatori. 1,5 milioni di euro assegnati dal Consiglio europeo della ricerca, pronti ad arrivare in Salento nei laboratori dell'Istituto di Nanotecnologia del CNR di Lecce, premiando l'orella del mercato e il suo progetto tra i 19 in campo nazionale risultati vincenti su 406. L'idea è quella di sfidare la vecchia sperimentazione sui tumori con le nanotecnologie attraverso piattaforme tridimensionali di colture cellulari. Un modello preclinico innovativo che consentirà all'oncologo di testare su questa piattaforma tridimensionale il chemioterapico migliore per il paziente oncologico. E in questo modo si risparmierà non solo tempo ma anche costi rispetto alle sperimentazioni sugli animali, che sono molto costose oltre che eticamente svantaggiose. Nel progetto è coinvolto anche l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari e per ora riguarderà l'indagine sul cancro al pancreas, per la necessità degli oncologi di sapere in tempi brevi se una terapia può funzionare. La medicina di precisione è un aspetto traslazionale della ricerca. Si va da quelli che sono i risultati del laboratorio in termini di nuovi materiali, nuovi sistemi, fino alla sperimentazione su pazienti in ospedale. Quindi la collaborazione con gli ospedali è fondamentale.